tenuto sotto un bel temporale. Buongiorno amici, indovinate un po' dove mi trovo. Lo so, non è facile indovinare, queste strutture sono abbastanza comuni nel mondo. Comunque scherzo, avete già capito, sono ad Alberobello. Questa settimana ho intenzione di fare il giro del Salento. Farò circa 400 km di bicicletta. Adesso discenderò la costa ionica, arriverò a Gallipoli, poi a Santa Maria di Leuca, poi risalirò la costa adriatica facendo Otranto, andando a Lecce. Queste sono un po' le più grandi città, ma prenderò veramente tanti tanti bei posti. Comunque adesso andiamo a visitare un po' Alberobello. Fantastico, bellissimo, sembra di essere in una favola. Nella maggior parte dei casi ormai i trulli sono diventati negozi di souvenir. Ristoranti. Comunque questa mattina mi si è fatto un po' tardi, ho avuto un po' di traffico in autostrada, ho deciso di partire subito, tanto Alberobello, quando avrò terminato il giro potrò sempre visitarla. Il primo paese dove arriverò sarà Martina Franca. Le previsioni meteo danno temporale fra un paio d'ore. Dai, man mano andrò avanti mi renderò conto della situazione. Qui siamo nel bel mezzo della Val d'Itria. Te dove mi stai portando? Mi fido di te. Una delle poche cose positive di questa applicazione è che comunque ti fa fare sempre strade secondarie, poco trafficate. Comotte, mannaggia Comotte. Non lo so dove mi sta facendo passare. Non ne ho idea. Diciamola tutta ragazzi, non vedevo l'ora di mettermi a pedalare. Giagiola, che ne dici se a Martina Franca stuzzichiamo qualcosa? Da una parte penso che il cielo coperto è una manna venuta dal cielo. Salitina! Devo già riposarmi un po', le salite pugliesi non perdonano. Comunque c'è un traffico da queste parti e non vedo l'ora di arrivare in posti più tranquilli. Una cosa, il concorso dato il nome alla mia bicicletta è stato vinto da Giuseppe. Ciao Giuseppe, grazie mille. Giuseppe è un bravissimo bambino che ha dato alla mia bicicletta un nome favoloso, super intelligente che mi piace tanto, che è Viagiola. Viagiola, saluta Giuseppe. Hola, hola Giuseppe, grazie, mi piace tanto il nome, visto? Piace anche a lei.
siamo arrivati a Martina Franca, adesso stuzzichiamo qualcosa, vero Viaggiola? Buongiorno, questa com'è? Cipolle, olive, prosciutto cotto e fontina. Buon pranzo. Grazie. Una focaccia, prosciutto cotto e fondina. Ciao Martina Franca! Discesina! Quindi superata Martina Franca, ora vado a Grottaglie. Ragazzi, non so voi, io ho fatto il vaccino circa una settimana fa e la prima settimana non ho avuto nessun tipo di sintomo. Devo dire che invece, da ieri, ho parecchi dolori alle articolazioni, debolezza alle gambe e alle braccia. Qualcuno di voi conferma questi sintomi? A Grottaglie mancheranno circa 5 km. Sono le 3 meno un quarto, alle 3 avrebbe dovuto piovere. Mi sembra che le previsioni questa volta hanno sbagliato, dai. Ma come si fa? Ragazzi, ma che problemi avete con l'immondizia? Io vengo dall'Abruzzo per visitare questi luoghi così incredibili, così belli. Non riesco a capire, sinceramente. Grottaglie! No. Un caffè, grazie. Vi ho già detto che ho perso gli occhiali esattamente un anno fa. Sul Gargano ho perso un paio di occhiali e quest'anno li ho ripersi di nuovo. Ok, salutiamo Grottaglie e ci dirigiamo verso Manduria. Adesso devo cercare di trovarne un paio a pochi soldi da qualche parte, dai. A Grottaglie avevo fatto circa 40 km. E per Manduria mi sembra che ne sono un'altra trentina. E oggi arrivo a vedere il mare, ho superato anche i miei pronostici. Altro che pioggia, mi sto bruciando. Guardate che belli alberi d'olivo. Wow! Rifiuti, rifiuti, sempre rifiuti! Finalmente una bella stradina piacevole, tranquilla. Questa mattina albero bello, Martina Franca, un traffico incredibile. Anche per quello mi sono fermato poco, ragazzi. Mangiare mandorle ogni tanto, fa bene? Manduria Lecce. Continua su strada statale 7 terza lentina per 4 km.
appena superato Manduria e mi sto dirigendo praticamente sul Mar Ionio. Vorrei raggiungere le dune di Torre Colimera. Sono circa 50 minuti da qua, dai, vediamo, speriamo che ce la faccio. Là dovrebbe esserci un camping. Buste varie di immondizia, ho appena anche visto un water, un lavandino. Circa un anno fa cominciai la mia avventura come cicloviaggiatore, cominciai sempre in Puglia, feci il giro del Gargano ed oggi mi trovo qui a fare il Salento, ragazzi. Immaginate quanto mi piace la Puglia. Nel giro di oggi mi rendo conto che ho fatto vedere veramente poco. Sono partito male, poi le previsioni mi avevano preoccupato un po', quindi ho pensato solo di andare avanti. Ma vi giuro che da domani, se non già da stasera, recupererò con qualcosa di più interessante. L'obiettivo finale di oggi è praticamente raggiunto. Ecco lì il Mar Ionio. Sono sulla costa, costa ionica. È quasi ora di cominciare a pensare ad una sosta. C'era stato quasi un incidente a pochi metri da me.